Grande fratello, Anita Olivieri in crisi per la puntata di stasera. Prima di iniziare vi invito a lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Accendete la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Inoltre, commentate qui sotto. Nel mondo del reality show italiano, il Grande Fratello continua a essere una fonte inesauribile di colpi di scena e tensioni. La puntata di lunedì 8 gennaio, la prima del nuovo anno, non fa eccezione, promettendo momenti critici per alcuni dei concorrenti. Questa serata si preannuncia particolarmente carica di aspettative, soprattutto dopo i recenti eventi che hanno coinvolto Beatrice Luzzi, ex volto di Vivere, che ha dovuto lasciare il gioco a causa della perdita del padre. La situazione si è fatta ancora più tesa quando alcuni coinquilini di Beatrice sono stati criticati per la loro mancanza di sensibilità nei confronti del suo lutto. Questa reazione ha lasciato sconvolto non solo il pubblico, ma anche Alfonso Signorini, il conduttore del programma. Di conseguenza, si prevede che alcuni provvedimenti disciplinari potrebbero essere presi, forse persino un televoto flash, che potrebbe costare a questi concorrenti la loro permanenza nella casa. Secondo le indiscrezioni, 5 concorrenti sono a rischio di televoto flash nella puntata di questa sera. Questi includono Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Si dice che durante la diretta verrà mostrato loro un video che evidenzia i loro atteggiamenti nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del padre. Non è ancora chiaro se questo televoto sarà per una squalifica diretta o per determinare chi andrà al televoto per essere eliminato. Tra i più preoccupati per la puntata di questa sera c'è Anita Olivieri, una dei 5 concorrenti che hanno mostrato meno tatto. La giovane romana di 26 anni ha espresso il suo timore per la diretta, temendo ulteriori mazzate dopo una serie di eventi negativi che l'hanno coinvolta nel corso del programma. La situazione di Anita è ulteriormente complicata da voci che la vorrebbero in una relazione con uno degli autori del programma, una circostanza che avrebbe portato al licenziamento di quest'ultimo. Queste voci, tuttavia, non sono state confermate, ma aggiungono un ulteriore strato di speculazione e intrigo alla già tesa atmosfera del Grande Fratello. In conclusione, la puntata di questa sera del Grande Fratello si preannuncia come un momento cruciale per il destino di alcuni concorrenti. La tensione è palpabile e gli spettatori sono in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi e quali saranno le conseguenze delle azioni dei concorrenti. Questo episodio è un altro esempio di come il Grande Fratello continui a catturare l'attenzione del pubblico con le sue dinamiche complesse e i suoi momenti imprevedibili.